carri d'assalto proseguono frantumando ogni ostacolo. Sotto l'azione degli Stukas, i villaggi e le cittadine, vuoti di abitanti e di difensori, ardono d'incendi. Continente, intanto, minabili colonne di prigionieri traversano il Belgio, diretti verso l'interno della Germania. Sono inglesi loro, catturati a Calais, a Boulogne, a Ostenda. E dietro ad essi, soldati e soldati di ogni razza e di ogni colore, schiavi e mercenari dell'imperialismo dei mercanti britannici. Così si snoda lungo le strade l'interminabile processione dei vinti. Si è recato in visita presso una base navale e ha assistito alle esercitazioni. In poi che l'Italia combatte per il proprio respiro vitale contro i nemici plutocratici e bolscevichi. Versailles, trattato di ingiustizia, inumano contro i vinti e contro l'Italia. Trattato per l'accaparramento di un immenso bottino di guerra da parte dell'Inghilterra e della Francia contro il diritto di esistenza della Germania e contro il nostro equo benessere. In una Europa smembrata da una politica inglese per scopi di egoistica supremazia, viene negato all'Italia il riconoscimento di potenza mediterranea. L'Italia è incatenata nel suo mare come in una prigione e le chiavi sono in mano britannica. Tunisi e Corsica sono una minaccia continua alla sicurezza dei nostri territori. Da Tolone a Tunisi, una catena francese ci sbarra il Mediterraneo occidentale. I traffici marittimi di tutto il mondo passano per il Mediterraneo, posto al centro di tre continenti. L'Italia è al centro del Mediterraneo. Se per gli altri esso è la via, per noi è la vita. Dopo la Grande Guerra, il fascismo intraprende la riconquista della Libia e, inserendosi tra le posizioni inglesi e francesi dell'Africa settentrionale, crea la piattaforma per l'attuale lotta di liberazione mediterranea. Ginevra, terribile beffa giocata dall'Inghilterra contro la giustizia e contro l'Europa. La Lega ginevrina aveva il compito di mantenere l'ingiustizia e lo squilibrio creati a Versailles. Per primi ci ribellammo a Ginevra e all'Inghilterra. L'Italia fascista riprese le armi e conquistò un impero al proprio lavoro. Fu il segno della fine per Ginevra, che aveva coalizzato contro di noi 52 stati, e fu il primo colpo durissimo all'imperialismo britannico. Poco dopo, l'Italia combatte in terra di Spagna contro il bolscevismo che assalta la civiltà cristiana e che minaccia di crearsi una base nell'ovest europeo. Il
sogno di Mosca, appoggiato da Londra e da Parigi, crolla sotto l'impeto dei legionari. In Madrid riconquistata sfilano i legionari di Mussolini. 3.327 caduti, 11.227 feriti sono il contributo di sangue italiano sui campi di battaglia di Spagna. Per la sicurezza dei Balcani, i destini dell'Albania sono legati per sempre a quelli del nostro paese. 1 settembre 1939, una nuova guerra europea è scoppiata. La Germania è in piedi sotto la guida di Adolfo Hitler, anche essa contro le demoplutocrazie. L'Italia veglia in armi sulle Alpi. Con la Francia ci sono molti conti da saldare. Sui confini alpini, dal Monte Bianco a Mentone, molte decine di divisioni francesi e un enorme materiale sono trattenuti per 9 mesi. Tante forze di meno che l'alleato germanico affronterà nelle Fiandre e sulla Somme. Sui fronti più lontani, per un totale di 8.450 chilometri attorno ai presidi italiani, sono immobilizzati i contingenti di forze franco-inglesi. Plutocratici vorrebbero spingere l'Italia ad una soluzione in loro favore e li incatenano con un esoso blocco marittimo. Le nostre navi sono arbitrariamente fermate o dirottate. I marinai inglesi, con l'antico sistema della pirateria, salgono sulle nostre navi per ogni sorta di vessazione. L'ora delle rivendicazioni sta per scoccare. La folla si stringe intorno al duce per la decisione suprema. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. L'Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende.
americano. Vincere! Tua tenacia, il tuo coraggio.